Bene ragazzi, eccoci qui. Oggi vi porto una recensione di una nuova pistola che ho comprato in questi ultimi giorni. Ci arriva nella solita valigetta rigida, comoda e robusta per trasportare la nostra pistola. Apriamo ed eccolo qua. Bene, si tratta di un modello Glock rivisto da Novrich, con particolare attenzione ad alcuni dettagli che la rendono esteticamente accattivante. Un nero opaco ovunque e anche sui caricatori, ed un sacco di rifiniture che gli donano quel tocco in più senza renderla troppo pesante nel design. Questo gioiellino è stato progettato per funzionare sia con le classiche cartucce a CO2 che con il green gas, quindi quando acquisterete la vostra pistola potrete scegliere tra una o l'altra versione. La qualità del prodotto è subito evidente, solida e robusta appena la si tocca. Prendendola in mano ci si accorge dei materiali usati che risultano molto buoni. Abbiamo un ottimo polimero per il corpo e un sacco di altre lavorazioni in alluminio tagliate al CNC, il che al contempo la rende praticamente priva di strani rumori o cigolii vari che generalmente ritroviamo in altre repliche. Impugnandola sento subito quanto è comoda. Sul calcio questa pattern dettagliata e con piccoli ellissi è molto piacevole al tatto. Inoltre, grazie al generoso spazio che il grilletto squadrato offre per le dita, anche indossando i guanti, risulta ergonomica per via delle varie scanalature che sono state fatte nella zona sottostante, con dei tagli azzeccati per un appoggio e un conforto ottimale ad una presa sicura, il tutto per garantire un grip più che saldo, anche in fase di raffica. Il grilletto in sé è in stile flat, con una classica sicura integrata e sembra essere robusto. La corsa è molto corta e questo ci permette di sparare in singolo più velocemente rispetto, per esempio, ad una SSX23. Nella parte posteriore del fusto invece troviamo una coda allungata con una leggera curva per tenere in salvo la nostra pelle, senza rischiare, insomma, di rovinarci, di quelle abrasioni magari dovute allo scorrimento del carrello superiore durante il tiro. Le tacche di mira invece sono realizzate molto bene. Frontalmente una simil fibra ottica centrale di colore verde, il che rende il puntamento luminoso e chiaro, mentre nella parte posteriore del carrello due tacche fisse ci aiutano a inquadrare bene con un allineamento perfetto in fronte. Nella parte avanzata sotto il carrello invece c'è già una slitta NATO Picatinny per poterci montare qualche accessorio come una torcia, un laser o quant'altro vogliate. Un piccolo spegnifiamma invece si può svitare dove volendo si potrebbe montare un tracer, un silenziatore, anche se quest'ultimo vi garantisco che non andrà a silenziare l'arma, in quanto tutto il rumore viene praticamente convogliato nella camera dell'otturatore e dal carrello, che quando si muove dà un rinculo che regala fantastiche sensazioni in fase di sparo. Una particolarità che trovo fantastica sono i tagli eseguiti nel carrello, che lasciano intravedere la classica e iconica canna twist a cui Novrich ci ha abituato a vedere nei suoi prodotti. La caratteristica principale di questa pistola è la sua canna, un modello chiamato FXB, che sta ad indicare una fixed barrel, quindi una canna fissa, dove l'otturatore non scende verso il basso come una classica Glock, ma resta fermo e quindi risulta particolarmente stabile, dando più precisione ai pallini che spareremo. Un altro punto di forza è ovviamente la possibilità di switchare dal semi al full auto in maniera semplice e veloce, anche grazie ad un selettore posto in maniera corretta e di facile utilizzo, che risulta anche solido e preciso nel cambio di modalità. Al suo interno invece troviamo una canna di precisione da 6.1 con una lunghezza di 115 mm, stabilizzata con due O-ring, mentre nel gruppo pop abbiamo un gommino Maple Leaf Autobot a 50 gradi, in grado di sollevare tranquillamente i pallini da 0,32. Quindi di sicuro non avremo problemi anche sulle lunghe distanze o magari qualche fogliolina che darà intoppo. Beh, qui non avremo grossi problemi. Invece per quanto riguarda l'op-up, per andarla a modificare dobbiamo scarrellare, togliere il carrello e all'interno troviamo una rotellina che ci permette di regolare il nostro pop. Non è semplice l'operazione di scarrellamento per tirare via la parte sopra, con un po' di pratica si riesce attraverso quelle due levette laterali. Si tirano giù contemporaneamente sia il lato sinistro che il lato destro, riusciremo a togliere il nostro carrello per accedere al vano pa.
Ma ora direi che è giunto il momento di farvi sentire e vedere come spara questa bestiolina, quindi andiamo a fare la nostra prova di tiro così vediamo come si comporta. Bene ragazzi, allora, cappellino in testa, con la GoPro in testa, fa un caldo allucinante, sono vestito con i jeans tra l'altro, dettagli, le zanzare mi stanno uccidendo. Niente, allora siamo qui per la prova di test. Allora direi niente, carichiamo subito il caricatore da 50 colpi, tanto sono qualche trivello, giusto? Allora aspetta, aia, come al solito i caricatori di Novric, se non hai le unghie non li carichi, però vabbè, dettagli, sorvoliamo. Usiamo i 0,32 come suggerito anche da Novri, così lo facciamo contento, lo riempiamo di strapallini, tranne l'ultimo, che l'ultimo non gli piace, lo buttiamo via. Ho lasciato un buco ma fa niente, vediamo com'è. Un po' di green gas. Bene così. E andiamo subito a fare sta prova. Bella, eh? Dai. Ah, mi stanno mordendo le zanzare, ragazzi, non avete idea di che pericolo c'è qua in zona. Allora, ho pappa zero ovviamente qua. Facciamo una prova qui intanto per i primi metri. Aspetta che non vedo. Bah, sì. Carrellatina, aspettate che sarà meglio che mi tengo, abbastanza bene come precisione, sa tutto nel tenerla. Non male, non male. Finiamo questi colpettini. Però sapete una cosa? Quasi quasi faccio partire anche l'altra telecamera, così dopo da lontano vediamo i colpi dove vanno. Oh, facciamo così, ci metto un altro segnalino, lo puliamo. Abbiamo scaricata. Oh, datemi un secondo, facciamo sta cosa. Prendiamo un altro segnalino magico. Ce lo andiamo a posizionare al posto di quello perché l'ho già trivellato. Uff. Si muore dal caldo oggi. Non ci sono ortiche per niente. Allora, fammi togliere questo. Non ci credo, ho perso la puntina, non la troverò mai. Meno male che ne ho un'altra. Anzi, c'ho la scatoletta con le puntine. Allora, ripiazziamo il nostro bersaglietto. Quello nuovo, tac. Adesso aspetta, accendiamo anche magari l'altra telecamera. E dai, ce la puoi fare. Via foglie, facciamo partire, bella. Allora, un'altra ricaricata di pallini. Caricatore, guardate come viene via bello fluido. Poi ovviamente quando arriva qua c'è l'aggancio che si deve agganciare appunto per il gancio qui dello sgancio. Il gancio dello sgancio, ragazzi, fa un attimo di forza ma perfetto. Balla pochissimo questo lungo, quell'altro addirittura non balla per niente, quello corto. Bene, bene. Allora, solita levetta magica.
Scusatemi, dovevo grattare, ma ho il cappello e la sera non mi gratto, va bene. Lo stesso. Ci sono un po' di buchi in mezzo qua e là. Vediamo se riusciamo a smistarli. E qualcuno l'ho recuperato, qualcuno no. Facciamo così. Ancora uno, perfetto. E ci siamo. Allora, andiamo un po' più lontani. Vediamo un po' com'è. Figa, e chi lo vede? Qua dovrei tirar su l'op-up, vedete? Allora, tiriamo su l'op-up. Aspetta, metto in tasca. Si tirano queste due levette, non so se le riuscite a vedere. Vedete, una leva di qua e una leva di qua. Bisognerebbe tirarle giù contemporaneamente. Aspettate che lo faccio da vicino. Perfetto, incredibile, ce l'ho fatta. Poi c'è la levetta dell'op-up, non so se la vedete appunto anche qua. Tiriamo su un paio di tacchette. Un paio di tacchette, è una rotella, non fa tacche, non fa suoni, non fa niente. Però va bene lo stesso. Ok, vediamo un po'. Reinseriamo. Scarrellatina magica. Attenzione. Adesso sì, va un po' più lontano. È difficile prendere il bersaglio. Preso. Non male, eh? Allora, spariamoli fuori, dai. Poi vi faccio vedere il rafficone. E ciao. Fine. Ci aggiungo un po' di gas, allora. Già che ci siamo. Che... sento già che è finito, anzi fammi vedere, finito, completamente finito, ma l'avevo riempito poco. Andiamo lì un'altra pompatina, un altro ricarico, i 1000 pallini che non ho più. Buttiamoci dentro un po' di pallini. Non so se vedete quello che è, perché non so com'è l'inquadratura del cappello. Guarda, mi abbasso così siete più felici anche voi. Ci provo perlomeno. Vai, tiriamo in giù. Riempiamo. Vediamo se riesco a riempirli bene, dai, sto giro. No. Partiamo male. No, vento no, no. C'è anche un sacco di vento, ragazzi, quindi la precisione è tutto un dire al momento. Va bene, dai, ho fatto qualche buco, chi se ne frega. E ci siamo. Ok, facciamo un test di rosellina. Adesso vi faccio vedere la raffica. Avviciniamoci un attimo. Minchia, no, voglio l'ombra. Aspettate, ombra. Oh sì, scusate. Buono, ragazzi. Switch, raffica.
ovviamente finito il caricatore da 5 colpi. Andiamo a vedere qui, sì, vabbè, non è che l'abbiamo trivellato tantissimo, però comunque si comporta bene, ragazzi, è una bella pistola. Ci devo prendere un po' la mano perché sono abituato a un SX, però spara molto bene secondo me. Sapete che vi dico? Faccio un'altra raffica. Poi c'è da tener conto che io questa pistola la uso come seconda sidearm. La userò pressoché appunto quando magari c'ho qualche avversario che si avvicina parecchio alla base, sempre che sto difendendo, perché quando ne arrivano 2, 3, 4, poi lì c'hanno tutti i frullini e cioè con la pistola, beh, col cecchino no perché sono troppo vicini ovviamente, ma con l'SSX cioè ne prendi uno, ne prendi due. Ma poi comunque ne riescono sempre a individuarti perché sono talmente vicini, roba tra i 10 metri, capito? E loro hanno tutti quei c***o di frullatori, che sparano 45.984 BB al secondo. E allora ho deciso di comprare questa trivellina proprio per far sì che in quelle situazioni possa essere un minimo... come dire, non dico avvantaggiato, madonna che buchi che ho lasciato, non dico avvantaggiato, ma almeno posso entrare un attimo in competizione, magari sai, invece che farne solo due li faccio tutti e quattro, per dire. Quindi secondo me non è male la cosa. Poi la proverò in campo, vedremo un po' come va, ovviamente devo trovare la situazione giusta, però vediamo un po'. Dai, altra trivellatina. Non male. E finiti. Meno male che c'è questo da 50. Non so voi cosa ne pensiate, spero che comunque la recensione vi piaccia. Questi era un piccolo test di tiro. Vediamo un po' come va nel campo. Prossimamente magari qualche gameplay dove c'è lei in azione ve lo farò vedere. Speriamo, sono ansioso di poterla utilizzare. Ciao ragazzi, vi aspetto, ci vediamo presto. Fate un salto anche su Instagram, mi raccomando. E buon game a tutti. Ciao!